Un'estate densa di avvenimenti, quella di Cassano Ionio, con molto spazio anche per la solidarietà. L'associazione Viva la Vida, dedicata al giovane musicista Giuseppe Rosetti, prematuramente scomparso, ha promosso una serata che ha coinvolto la popolazione e i turisti e che ha visto protagonisti i ragazzi con un apprezzato flash mob. Spazio anche alla moda, con una coinvolgente sfilata, e anche all'arte, con i dipinti di alcuni detenuti che, attraverso una riffa, hanno contribuito a raccogliere fondi per le opere sociali dell'associazione. Il comune di Cassano Ionio ha uno stretto rapporto di collaborazione con le associazioni del territorio. Questa in modo particolare è un'associazione importante, un'associazione che nasce chiaramente dal dolore, ma combatte il dolore, quindi è un'associazione che fa sì che molte situazioni purtroppo avverse si riescano a gestire in un modo migliore, in un modo da far capire che la sofferenza alla fine deve essere risolta con l'amore per la vita, perché Giuseppe amava la vita, credeva nella vita. Alla serata era presente anche il vescovo di Cassano Ionio, Monsignor Francesco Savino, che ha sottolineato la valenza delle azioni messe in atto. Abbiamo circa 200 tesserati che ci sostengono convintamente dall'inizio e ci prefissiamo appunto di donare questi soldi che noi raccogliamo in questo evento unico annuale ai tumori rari di Via Veneziano 1 di Milano. Finora siamo riusciti a dare 17.000 euro. Ma questa associazione si occupa anche di sostenere le strutture locali. Nel nostro territorio c'è un centro di eccellenza che è l'Hospice di Cassano allo Ionio e da quest'anno, su accordi presi con il direttore Nigro, il dottore Nigro, riusciremo a dare annualmente delle quote perché abbiamo visto che quell'esperienza lì va sostenuta, perché la sofferenza è anche per chi assiste i malati, soprattutto quando questi sono messi in una condizione di non riuscire anche moralmente a sostenere le situazioni terribili.